Eccoci in studio, come annunciato con noi oggi c'è il dirigente della mobilità urbana del comune di Messina, l'ingegnere Mario Pizzino, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio. Bentornato nei nostri studi per parlare, ingegnere, della viabilità di lunedì, tema caldissimo, ovviamente è noto a tutti, almeno si spera che lunedì ci sarà questa grande manifestazione antimafia di Libera. Libera ha scelto la città di Messina, attese almeno 20.000 persone che sfileranno in corteo per le principali vie cittadine. Sui contenuti ovviamente della manifestazione abbiamo parlato, parleremo ancora, ma la parentesi viabilità è particolarmente importante, ingegnere, perché lunedì ci sarà una città paralizzate. Allora, illustri un po' tutto a beneficio dei nostri telespettatori. Dico certamente la data, che è un giorno feriale, perché è una manifestazione nazionale che si tiene il primo giorno di primavera, quindi quest'anno è lunedì, per cui da un punto di vista viario, diciamo, effettuare un corteo che impegna le strade principali e centrali di Messina è sicuramente molto pesante e complesso per la circolazione nella nostra città. Praticamente dalle 7 del mattino fino alle 15 saranno chiuse tutte le strade, in particolare il viale Garibaldi dal viale Giostra fino sostanzialmente alla piazza Cairoli, e poi la via Cavour, la via Tommaso Cannizzaro, dalla via Cavour fino al viale San Martino, la parte bassa del viale San Martino e la via Primo Settembre. Ecco, soffermiamoci un attimo sull'orario, che è particolarmente importante, quindi dalle 7 alle 15, quindi dalle molte ore. Dalle 7 alle 15, è sicuro l'orario di inizio, per cui alle 7, peraltro tutto il circuito verrà chiuso contemporaneamente, quindi non si procederà a chiusure progressive. Diciamo, immaginiamo che perché tutta la manifestazione possa svilupparsi convenientemente, la riapertura delle strade, quantomeno di quelle più vicine alla parte di Piazza Duomo, potrà avvenire intorno alle 15, in cui bene o male, ecco, dovrebbe esserci di nuovo normalità nella circolazione cittadina. Ecco, ingegnere, mentre lei parlava sono già passati in sovraimpressione i numeri di telefono utili che voi comune avete diramato e che servono a chiedere informazioni. Ecco, li state vedendo in questo momento i numeri di pubblica utilità, li leggiamo insieme, sono 090 77 22 686, 090 77 22 685. Sì, sono due numeri che entreranno in funzione dalle 7 del mattino fino alle 14, a cui potranno essere chieste indicazioni e suggerimenti per spostamenti e informazioni sulla viabilità. Per cui chi avesse, l'indicazione è possibilmente quella mattina di non muoversi, anche perché chiaramente la parte centrale della città non è raggiungibile. Anche il servizio sarà disimpegnato solamente, dei mezzi pubblici sarà disimpegnato solamente dal tram, mentre i mezzi gommati dell'ATM saranno bloccati, quelli che servono la zona nord all'Annunziata, quelli che servono la zona collinare delle Masse di Castanea sul viale Giostra, quelli che invece servono la zona sud saranno bloccati al capolinea di Viale Gazzi e al capolinea di Villa Dante. Ecco, abbiamo visto anche un po' il percorso tracciato in verde, lo rivediamo tra poco, dopo 40 secondi di pubblicità, quel percorso, perché interessa di fatto questi assi viari. Assolutamente, e peraltro certo, Rimane chiuso per tutto il tempo della manifestazione. Allora, pubblicità, torniamo tra pochissimo. Da Festa Arredo, con la nuova cameretta, in regalo la bicicletta. Festa Arredo di Daniela Panarello, in via Cesare Battisti 346-348. Le camerette delle nuove generazioni e gli accessori più originali. Festa Arredo, arredare divertendosi.
Festa Arredo ti aspetta in centro in via Cesare Battisti 346-348. In studio oggi con l'ingegnere Mario Pizzino, mobilità urbana del Comune di Messina, che sta spiegando alla città, a quanti ci seguono, cosa accadrà lunedì dal punto di vista viabile, quindi parentesi sulla viabilità, no? Al di là dei contenuti della manifestazione, ovviamente, che tutti condividiamo. Città paralizzata, ingegnere, prima, adesso lo rivediamo, c'era il tracciato evidenziato in verde, ecco, questi sono gli assi viari, ecco. Sì. Chi è messinese li riconoscerà facilmente, quindi via Garibaldi, Corso Cavour. A nord la via Garibaldi dal viale Giostra, a sud la Tommaso Cannizzaro, compresa tra il viale, tra la via Cavour e il viale San Martino. E perché poi la manifestazione, che partirà alle 9 con testa del corteo in corrispondenza della prefettura, attraverserà queste strade e poi arriverà alle 11 a Piazza Duomo, dove avrà inizio una cerimonia che dovrebbe concludersi intorno all'una. Ecco, specifichiamo, con le auto tutta la zona in verde non si potrà percorrere, evidentemente anche l'interno, no? Di quel rettangolo, diciamo, tutte le strade che, si forma, terminano o intersecano il percorso del corteo saranno praticamente chiuse e bloccate con transenne. Ecco, noi stiamo cercando di dare informazioni al netto, no, di tutte le polemiche che possono ruotare attorno a questa decisione, che ovviamente metterà in difficoltà tante persone, però di fatto è presa, quindi cerchiamo di comunicare anche attraverso i numeri di telefono che tra poco rivedrete in sovraimpressione, come affrontare al meglio questa circostanza. Sì, anche diciamolo chiaramente, poco felice dal punto di vista, no, della viabilità. Era una scelta obbligata perché la manifestazione doveva tenersi necessariamente il primo giorno di primavera, quindi simbolicamente, certo. Non avevamo altre possibilità quindi abbiamo dovuto organizzare la circolazione tenendo conto che quell'asse stradale estremamente importante e strategico per la nostra città sarà impegnato dal corteo. Peraltro scuole e uffici non saranno chiusi. La chiusura credo che sia stata disposta in maniera ufficiale dalla provincia e dal comune per gli uffici della provincia e del comune. Di altre aziende o altri enti pubblici non ho notizie. Ci sono i numeri di telefono comunque per informarsi. Esatto, ma quelli sono numeri di telefono fondamentalmente per indicazioni afferenti alla viabilità. L'altro aspetto che mi preme sottolineare è che per garantire comunque gli spostamenti nord-sud, il tratto che attualmente è a senso unico tra il viale Boccetta e la via Libertà sarà percorribile temporaneamente nei due sensi, quindi chi arriva da nord o deve andare a nord può transitare attraverso la litoranea, quindi la via Libertà e la via Vittorio Emanuele, oppure il centro chiuso al traffico potrà essere superato impegnando la circonvolazione. Ecco, c'è un altro aspetto importante. Sì, altro aspetto importante è che la uscita di Boccetta dell'autostrada, quindi dalla tangenziale verso la città, sarà chiusa sempre dalle 7 del mattino alle 13. Insomma, nessuna via di fuga praticamente. Ingegnere, c'è un altro aspetto importante che lei vorrà sottolineare, le auto parcheggiate in quella zona? Le auto parcheggiate, cioè il percorso dovrà essere libero da vetture parcheggiate, per cui a partire dalla mezzanotte, tra la domenica e il lunedì, interverranno i carri attrezzi e quindi tutte le macchine che dovessero ancora essere presenti lungo il percorso, e quindi la via Garibaldi, la via Cavour, la Tommaso Cannizzaro, il tratto della via, del viale San Martino, il tratto finale del viale San Martino e la via Primo Settembre, saranno rimosse dai carri attrezzi. Quindi, anche nelle aree blu? Sì, anche nelle aree blu, certo.
Quindi chi lascia la macchina serenamente va a dormire anche in uno stallo di sottoblu rischia di non trovarla. Allora, dalla mezzanotte tra la domenica e lunedì prossimi non dovranno esserci più macchine lungo il percorso del corteo. È un motivo di sicurezza, immagino. È un motivo di sicurezza, perché... certo, e quindi infatti sono stati rimossi anche, verranno rimossi anche i cassonetti, perché sono precauzioni elementari di sicurezza, tenuto conto che è comunque un corteo che ha una sua importanza e quindi è giusto garantire in tutti i modi la sicurezza. Abbiamo deciso di informarvi così, diciamo, al netto delle polemiche che certamente potrebbero anche scaturire da una viabilità così in difficoltà nella giornata di lunedì. Recuperiamo, speriamo, con i contenuti di questa manifestazione così importante, ovviamente contro le mafie. Certo, la sofferenza ci sarà, ingegnere, anche perché le auto che non possono posteggiare, che devono essere rimosse dal percorso, da qualche parte dovranno essere lasciate. In quindi... ogni caso, di non, perché diciamo, tutte le intersezioni saranno protette con transenne, di non forzare le transenne e di attenersi per quella mattinata a rispettare in maniera proprio attenta la segnaletica disposta in loco. Grazie all'ingegnere Pizzino, grazie a voi. Dirigente della mobilità urbana del Comune di Messina.